quinta giornata campionato over 35. L'Ecosilam SRL, dopo un inizio non perfetto, per riscattarsi, per continuare a far bene, gli amici dell'Evriero in crisi nerissima, 4 partite giocate, 4 sconfitte, per cominciare a far vedere di che pasta sono fatti. Siamo pronti? Cominciamo! Le formazioni molto velocemente, gli amici dell'Evriero in maglia bianca con Peracca, con De Fraia, con Russo, Albanella, Cortis, Pellegrini, Sedda, Ibba, Azzori. Da quest'altra parte invece risponde l'Ecosilam SRL, dichiarato con Paderi, con Olla, doppio Olla tra l'altro, Gianluca e Stefano. Poi abbiamo Pardelli, Emanuele Massa, Claudio Zeda, Andrea Porcedu, Luca Faed, Massimo Marini. Calcio di punizione intanto interessante da fuori, la battuta da parte del numero 9, pallone alto non di molto ma deviato, Peracca intanto sulla destra. Beh, adesso vede Fraia che pedala sulla destra, in mezzo c'è Ruzzo, il pallone per lui, mamma mia che cosa ha tolto Luca Faedda. Adesso attenzione, ancora amici Levriero col pallone in mezzo e c'è questa conclusione con Faedda. Sul punto di battuta c'è il patrono Alessio Peracca. 14 minuti giocati, 0-0 sul tabellino. Peracca, pronto lui, la traiettoria è buona, la papera clamorosa, c'è il vantaggio, annullato, annullato. Gianluca Olla sulla destra, il pallone per Stefano Olla, che ha arretrato il proprio posizionamento, attenzione Andrea Porcedu, salta anche Sedda, la mette in mezzo, non riesce a concludere in rete. Porcedu dalla sinistra, pressato da Ibba, la dà poi per Claudio Sedda, che ha lo spazio per andare alla conclusione, tra l'altro conclusione deviata, tanto attenzione in contropiede, Nicola De Fraia sulla corsia destra, il pallone dentro per Pier Giorgio Ruzzo, controllo difettoso e alla fine si va a guadagnare un calcio d'angolo. Adesso Cortis sulla destra, costretto a uscire dall'area di rigore, cerca di rientrarvi il pallone in mezzo, liscio clamoroso da parte di Pardelli, per sua fortuna non ha portato alcun danno. Emanuele Massa supera la metà campo, decentrato sulla sinistra, il passaggio poi per Porcedu, ancora Emanuele Massa che entra in area di rigore dalla destra, calcio di punizione dal limite, è calcio di rigore, non calcio di punizione, il fallo era avvenuto, era iniziato prima, era iniziato al limite dell'area di rigore, però Cangemi ha segnato il calcio di rigore, quindi la partita potrebbe cambiare al settimo minuto. Stefano Olla, il vantaggio dell'Ecosilam SRL, pallone alla destra di Antonio Sedda, Stefano Olla, 1-0 per l'Ecosilam al sesto e non al settimo minuto di gioco. Il corner, attenzione, la battuta, l'Ecosilam rischia di andare sull'1-1, pallone dall'altra parte per De Fraia, siamo sulla destra, De Fraia carica la conclusione che arriva in questo momento, che miracolo, e poi Peracca, ancora lui, Pier Giorgio Ruzzo, gli amici dell'Evriero hanno rischiato di divorarsela con Peracca che da due passi ha mancato clamorosamente il gol del pareggio, pallone che per sua fortuna però è arrivato a Pier Giorgio Ruzzo che ha porta vuota, non ha proprio potuto fallire, 1-1, meritatissimo. Cortis può entrare in area di rigore dalla sinistra, lo fa in questo momento il tiro a sfiorare il palo destro. Bandierina di sinistra, Pierluigi Cortis, entra in questo momento, Ibba la traversa e poi ancora Ibba, il miracolo Ibba, incredibile, che cosa si è divorato Gabriele Ibba. Sale tutto le cose, ma Stefano Olla, pallone per Manuel Massa, già in posizione interessante per andare al tiro, va giù. Va giù, attenzione, attenzione da quest'altra parte, il contropiede, la rete, incredibile, incredibile di Pier Giorgio Ruzzo, da centro area di rigore, nell'angolino destro, 2-1 per gli amici dell'Evriero. Gli amici dell'Evriero sbancano l'Ecosilam SRL col punteggio di 2-1, qualche protesta nel finale per Ecosilam SRL che perde, come detto, 2-1. Contro gli amici dell'Evriero, doppietta di Pier Giorgio Ruzzo, amici dell'Evriero fuori dalla crisi. A tra poco per l'intervista. Allora, qui nel post partita di Ecosilam, gli amici dell'Evriero, la futura Sales, in compagnia del portiere degli amici dell'Evriero, Antonio Sedda. Antonio, finalmente dopo 4 partite di magra, siete usciti alla crisi con una prestazione oltretutto convincente. Magari mancato qualche gol, magari è mancato qualche gol, ma ci può stare. Magari vi sarebbero saltati i nervi se non fosse arrivata la vittoria, perché il rigore in realtà era un calcio di punizione da dentro. Sì, in effetti è vero, però come dicono tutti, purtroppo anche l'arbitro può sbagliare.
è andata bene così, alla fine siamo riusciti a vincere, merito di tutti quanti perché ci hanno creduto fino alla fine. E niente, un bravo a loro, soprattutto a loro. Senza nulla togliere chiaramente a chi ha giocato da sempre, con De Frey e Eiba questa squadra sembra poter dare qualcosa. Sì, sicuramente Nicola in fascia è un motorino che non si ferma mai e quindi con un cambio, due cambi in più magari saremmo riusciti anche a fare qualche gol in più probabilmente. Senti, per concludere magari consigliare a Pier Giorgio un cambio di scarpette vista dell'inverno. Gliele compriamo adesso per Natale, gliele compriamo nuove. Perfetto, va grazie bene. Antonio, complimenti per questa uscita. Ciao, e buon Natale, grazie. Altrettanto grazie.